The boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene, which is the name of the game. Watch a guy or watch a dame on any street in town. Sentite, qui non ci facciamo mancare niente, siamo a Cannes, bellissima come sempre, con noi c'è Emanuele Rauco di Radio Cinema. E sotto sentite lo speaker ufficiale che sta imitando e sta raccontando chi sale i gradini famosissimi del film di stasera, che dovrebbe essere proprio quello che noi abbiamo visto questa mattina, vero? Esatto, Mr. Turner, che è il film nuovo di Mike League, che insomma arriva a Cannes dopo aver vinto già una volta con Segreti e Bugie e un premio per la regia con Naked, e racconta in questo film la storia di appunto William Turner, che è il più importante pittore inglese, Timothy Spall, che è un grande attore inglese, insomma sodale di Mike Lee, è il protagonista. Il film, c'erano grandi aspettative, soprattutto perché Mike Lee 3 anni fa era venuto con un film bellissimo come Another Year. Aspettative, a mio modo di vedere, deluse, perché il film non esce più di tanto da quello che è il classico film biografico sugli artisti, genio e sregolatezza, le convenzioni sociali, le convenzioni pittoriche, tutto però un po' freddo, come se dalla tela del regista, per usare una metafora, non uscisse in realtà la vita che Turner riusciva a far uscire. Il problema poi è che con 2 ore e mezza di durata, senza una vera forza emotiva, il film rischia di diventare davvero pesante e di deludere chi invece di Mike Lee amava la finezza nel trattare i personaggi, che qui restano invece un po' sullo sfondo. Grazie. Prego.